Cari fratelli e sorelle, con questa solenne celebrazione liturgica si conclude il 24° congresso eucaristico della Chiesa che è in Italia. Ho desiderato essere presente a questa grande testimonianza di fede nella Divina Eucaristia, e sono lieto di dirvi ora che mi ha realmente molto colpito la vostra fervida partecipazione. Con profonda devozione vi siete tutti stretti attorno a Gesù Eucaristico al termine di un'intensa settimana di preghiera, di riflessione e di adorazione. I nostri cuori sono colmi di gratitudine verso Dio e verso quanti hanno lavorato per la realizzazione di un così straordinario evento ecclesiale. Un evento particolarmente significativo perché si svolge nel contesto dell'anno eucaristico che ha voluto nel congresso un suo momento saliente. Prima della benedizione finale recitiamo ora l'Angelus Domini, contemplando il mistero dell'incarnazione, al quale il mistero dell'Eucaristia è intimamente connesso. Alla scuola di Maria, donna eucaristica, come amava invocarla il compianto Papa Giovanni Paolo II, alla scuola di Maria accogliamo in noi stessi la presenza viva di Gesù per portarlo a tutti nell'amore servizievole. Impariamo a vivere sempre in comunione con Cristo crocifisso e risorto, facendoci in questo guidare dalla sua e nostra celeste Madre. Così, nutrita dalla parola e del pane di vita, la nostra esistenza diventerà interamente eucaristica e si farà rendimento di grazie al Padre per Cristo nello Spirito Santo. La preghiera abbiamo? È il momento ora dell'Angelus Domini. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che gli ha fatto cielo. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto.